Eccoci qua che aspettiamo l'inizio del terzo set di questa partita molto equilibrata. Qui siamo sul mio aereo personale con la veduta su tutti i campi dell'Harbour Club Circolo qua di Milano, ragazzi. Uno spettacolo, è una giornata, non c'è una nuvola, neanche a pagarla. Se volete pagare qua la nuvola non la trovate. Abbiamo i tifosi argentini sulla maglia dell'Argentina, che sicuramente sono italiani. Ci sono gli italiani esterofili che tifano per gli argentini, come è successo Biella a Cassuso contro Volandri. Era 6-4-5-2 Cassuso senza mai cedere il servizio e ha perso 3-7. Venivano qua a prendermi in giro, no? Italia, stiamo, vi facciamo fuori, porco cane, l'hanno presa in quel posticino. Lì c'era praticamente quello là, era il Grand Hotel et Brum de Milan, poi c'è stata l'Andrangheta, il direttore l'ha messo lì, non so cosa ho letto su internet, poi non chiedetemi mai le cose perché io le so tramite internet. Qui era grande, voglio fare il pompiere Grisù il Draghetto. Grisù il Negretto, la grande, voglio fare il pompiere. Qui c'è poca gente perché venerdì a Milano si lavora e devo dire la verità, guardate, al sud è sempre più pieno anche durante la settimana, mentre qua in Lombardia noi lavoriamo, nessuno che va a vedere i tornei di tennis, ci divertiamo di più a lavorare, tranne me. No, io mi diverto a lavorare ma non lavoro perché mi diverto, per cui mi diverto e non lavoro, anche quando lavoro. Okay. Da grande voglio fare il pompiere, ah, sono due Grisù i Negretti. Bon, adesso ci vediamo quando inizia il terzo set. Al servizio Matteo Gigante. Out, no, tutto dispiaciuto, out. Allora, 15 l'ha fatto Matteo Gigante, quindi ragazzi, come diceva mio amico, chi fa il primo punto perde l'ultimo, perché è aritmetica, e quindi lui perdeva sempre apposta il primo punto per poi vincere l'ultimo, ovviamente. Ottima volea incrociata vincente. Adesso ci vediamo dopo, lo spettacolo è buono, stanno giocando bene tutti e due. Gigante 21enne e Nardi 20enne, sono due giovani, relativamente giovani, però sono giovani. Ci vediamo dopo i momenti più salienti. Succede questo, che praticamente Matteo Gigante ha vinto il tie break del secondo 7-6, poi adesso è stato breakato nel gioco precedente, è andato sotto 3-1. Ma è così. Forse paga un po' anche lo stress a vincere il secondo così tirato, per cui un attimino di rilassamento può anche stargli. Potrei tornare ancora teso. Agonistica, non preso nel senso. Era un winner prima né di rovescio.
mega piena, ho chiesto anche scusa, guarda lì che eleganza, ragazzi. Adesso qua chiedono scusa anche sui, non solo sui net, ma anche sulle righe piene, te capì? Eccoci qua, è tornato in equilibrio il match. Poteva essere 4-1 se teneva il servizio Luca Nardi, ma siccome è un derby italiano, loro non vogliono vincere in fretta, no? Quando si divertono sono tra amici, due italiani, e si martellano sempre 5 ore di tennis. Infatti il gigante con un buon turno la risposta, con dei colpi spettacolari, winner e tutto, quello che volete, è riuscito a fare il 2-3, adesso va al servizio, 15 pari, punteggio che è quello lì, ragazzi. È un match molto divertente, sia dal punto di vista dei colpi, sono giocatori che giocano bene, che sul veloce sono colpi winners, non è il classico tennis lento, alto, su terra battuta, comunque un tennis moderno su terra battuta. Vai Matte! A lungo, il dritto di Luca Nardi su uno scambio prolungato, è 30-15, adesso potrebbe fare anche il 3 pari, 4-6, 7-6, 2-3, il servizio è match in assoluto equilibrio, ragazzi. Oh, è andato in rete un rovescio, una risposta di rovescio bimane di Luca Nardi in rete. Siamo a 40-15, due palle per il 3 pari, è assoluto l'equilibrio, anche se ci sono un centinaio di posizioni di differenza nel ranking ATP mondiale, tipo ranking system. 159 Luca Nardi, mi dicevano, non ho controllato su internet, più o meno 250, gigante, che sta facendo un ottimo torneo. Penso al terzo turno di quali a Wimbledon, mi dice suo zio che è qua vicino, casualmente non ci siamo messi d'accordo. Io fa il tifo lui, io invece sono neutrale, sono due italiani, non faccio il tifo. Palla break annullata praticamente con un servizio vincente, risposta in rete di Luca Nardi, un gigante che sta cercando di portare a casa il servizio, ma è un po' complicata la situazione qui. Ai volè che è andata giù in piscina. Niente, un'altra palla break qua, se si concretizza il break, sono tre break di fila qua sotto la battuta, praticamente quando siamo a fine match, perché ormai qua mancano 6-7 giochi al massimo, mancano massimo 7, e le energie sono quelle lì, la precisione va e i break vengono come pochi, però qua sbaglia la risposta di poco, lunga, e siamo ancora a parità. Qua Matteo Gigante ha salvato il proprio turno di servizio ed ora è 40-0. Praticamente al posto di essere sotto 2-4 è 3 pari per andare 4-3, qua è questione di una pallina. Tre palle break, una purtroppo sbagliata, vediamo se forza con la prima. Ho giocato una prima al 75%, però sbaglia un rovescio dritto, adesso non ho visto, che vola via alto, e quindi siamo 4-3, cambio campo per Matteo Gigante senza break, ci sono stati prima, però adesso i break sono uno pari, è stato un break per parte, break contro break immediato, e partita super equilibrata. Mi sono perso via un po' col punteggio perché questo è il quarto break di seguito, se non sbagliamo, oppure 2-1-1-2. Qua c'è stato un break, era 4-3 servizio, siamo 4 pari, col doppio fallo ha ceduto il servizio. Alternano winner a errori banali che, se riuscissero ad evitare, farebbero un salto. Dai Matteo! Tremendo. Che con i winner ci siamo, devono diminuire il numero di errori banali.
squadro gratuito. Ed eccolo qui il primo dei momenti più importanti del match. Palla breve che assomiglia a parente stretta di un match point. Prima che va in rete. Seconda palla, risposta in sicurezza. Stanno coperti. Piatto di rovescio. Palla corta. E vince. Ciao Matte! Faccio partire quel cos'era, un dritto rovescio, non mi ricordo più, bello teso, che si è procurato la possibilità di giocarsi la palla break con una smorzata vincente, si porta a casa il gioco 5-4. Ed ora andrà a servire per il match sul 5-4. Però sappiamo che sulla terra battuta il servizio ha una importanza relativa. Indoor sarebbe quasi partita fatta. Vediamo cosa succede. Qui paradossalmente dovrebbe essere Gigante a spingere, invece è Nardi che spinge, fa i winner e fa gli errori. Due errori banali, due winner. Ancora palla corta, questa volta va. Bravo Matteo! Questa volta va la palla corta. Dai Matteo! Ed ora è match point. Col servizio a disposizione. Qui offre una bella cosa, giù una fucilata, oppure una cosa, insomma lui non ha il servizio devastante, però qualcosa che gli assomigli. Ha rischiato l'ace esterno, ma è uscita di poco, adesso la seconda, giocherà una seconda lavorata, infatti net, c'era un net qua. Che incrociato, si è giocato sulla diagonale del rovescio del destro, sul dritto del mancino, eccitante mancino, e quindi annullato il primo match point con un rovescio incrociato stretto. Secondo match point, adesso riportata indietro la risposta di Luca Nardi e chiude con un ace l'incontro. Bravi, abbiamo il consiglio gli amici. Bellissimo. Questo è molto bello, come fai il play, tutto è corretto, sono amici. Luca Nardi ha fatto complimenti a Matteo Gigante. Vai Matteo! Che ha vinto il derby della gioventù italiana qua, Quindi sta facendo un torneo miracoloso in semifinale. Primo italiano in semifinale, si chiama Matteo Gigante da Roma. Non mi dicendo da Milano, invece da Roma. Ha detto suo zio, se non lo sa lui. Alla prossima partita. Qui c'è un giochino. Allora, il maestro di tennis di solito tira fuori le palle da lì, invece loro devono cercare di metterla dentro la palla lì. E finora, vediamo un po'. Quasi palo, traversa, porca miseria, niente da fare. Qui ci abbiamo. Ascolta, non prendermi qui la pancia. Vabbè, vuoi la mia, guarda qua. Io sono bello qua. Io. Ma che io guarda, non è che. Tutto bene. No, ma non sto facendo la foto, sto facendo il video, Quindi potete ballare, baciare le ragazze. La foto e mettila su Facebook. Ciao, allora faccio la foto.